Il Cersaie 2011 ha posato la prima piastrella. Se lo scorso anno la Kermesse Mondiale della Ceramica aveva scelto l'aeroporto Marconi per l'incontro di presentazione con la stampa, quest'anno ha scelto la scuola edile di Bologna con tanto di muratore all'opera mentre posa le piastrelle, per sottolineare il legame stretto con l'industria delle costruzioni e le infinite possibilità che le piastrelle offrono al settore. Il Cersaie 2011 aprirà il prossimo 20 settembre a Bologna Fiere e i riflettori sono puntati sull'evento anche per capire come il settore sta reagendo dopo due anni di profonda crisi sui mercati mondiali. E questa è la fiera di riferimento di tutto il mondo, produttivo, tutto il mondo della ceramica, quindi qui tutti gli interlocutori, anche la produzione, perché c'è il confronto degli espositori, ecco, sull'innovazione che tutti gli anni viene mostrata. E c'è il punto di incontro di tutti gli operatori commerciali in giro per il mondo. Ecco, qui nasce la moda, nasce l'evoluzione del prodotto e c'è un confronto tra tutti i competitori. Noi ci aspettiamo appunto che la partecipazione a questa manifestazione confermerà senz'altro intanto la validità del prodotto, la leadership anche dell'industria italiana per quanto riguarda l'innovazione. Con che aspettative affrontate questo momento? Dove l'industria delle costruzioni riprende, noi intercettiamo questa ripresa. Noi abbiamo crescite delle esportazioni, paesi importanti, mercati importanti come Germania, Francia e anche Gran Bretagna. Abbiamo recuperi dal 6 all'8%, abbiamo ripreso l'1% circa in metri, 2 o 3% in valore l'anno scorso, pensiamo che possa essere la stessa cosa quest'anno. Non una fiera, ma la Fiera Mondiale della Ceramica. La 29esima edizione del Cersaie aprirà i battenti dal 20 al 24 settembre con un'edizione da record. 965 espositori da tutto il mondo, con il Made in Italy a rimarcare la sua leadership da difendere in una fase difficilissima, puntando su stile, design, innovazione.